molto bravo, è arrivato terzo anche con un certo controllo nella batteria dove c'era il fenomeno già Hill Hyde. Terza semifinale, Svoboda 11-18 in quarta, Yassin Bahrain 11-26 e poi 11-41 la Barnes. Qui decisamente Svoboda si fa, è bella, fantastica, oltretutto sta crescendo anche sul lanciato, lei che è un ottimo 11-18 e da allora non è proprio così scontato che Candice Hill possa essere la favoritissima. Splendida, ha spinto sempre, impressione, Franco, di Eva Svoboda, sì sì, però certo. È un bel splendida impressione sua con questo 11-18, aveva ottenuto un tempo eccellente anche al primo turno, ma con 11-17 un filo di troppo vento alle spalle, e saluta militarmente con il record nazionale under 20. È un grande elemento, una grande partente, è fortissima anche nei 60 al coperto, ha già frequentato il mondo dei meeting internazionali, Eva Svoboda. Qui vediamo, intanto ha una complessione fisica assolutamente diversa dalle due atlete che abbiamo visto prima, delle due primatrici, molto più potente, però tiene anche, non è solo forte sui 60 metri, qui ha dimostrato di tenere anche molto bene la corsa lanciata, quindi vince per dispersione. Sta migliorando nella corsa lanciata. Guardiamo anche quadricipiti potenti e proprio nei primi 20 metri fa già la differenza, però poi continua sempre su questa falsariga fino alla fine. Svoboda 11-17, record under 20 di Polonia. Poi seconda Iman Isa Jassim e si qualifica con basta. Un tempo tra l'altro più alto, decisamente più alto rispetto a anche alle ripescate. E quindi il ripescaggio avviene per Hannah Breyer, Gran Bretagna, 11.39, Mersin Tia Obong,